La chiesa di Santa Caterina, noto domani 1 aprile, ospiterà uno spettacolo, un musical, si chiamava Gesù, venuto da molto lontano, uno spettacolo con Carmela Buffa Calleo, Emanuele Puglia che è anche il regista dell'opera, ideato e scritto proprio da Emanuele Puglia. Lo spettacolo è liberamente ispirato a Gesù, figlio dell'uomo di Gibran, Khalil Gibran, e con brani commentati dal vivo e tratti dalla buona novella di Fabrizio De André. Parliamo di questo musical con il direttore organizzativo della manifestazione, Miriam Scala. Bentrovata. Grazie, grazie Vincenzo. Certo, questo spettacolo si chiamava Gesù e continuerà a chiamarsi Gesù. Ci vuoi dire, ecco, ci vuoi parlare dello spettacolo? Sì, certo. Questo spettacolo è, come tu hai detto, può essere definito un musical, tratto appunto dalla buona novella di Fabrizio De André, è un'idea ed è una regia di Emanuele Puglia. Emanuele Puglia che appunto è stato qua a noto in estate, ha partecipato come attore alla Confessione di Walter Manfré, che ha avuto grande successo, come tu ben sai, interpretando il ruolo del Piede Folle. Io ho partecipato alla Confessione, l'ho conosciuto e quindi dal confronto è nata la collaborazione. È nata questa collaborazione, lui ha avuto fiducia in me e appunto ha voluto in qualche modo darmi l'opportunità di portare qui a noto questo spettacolo. Devo dire che ho avuto subito l'appoggio dell'assessorato al turismo di Confrenti Terranova appunto e anche dell'assessore alla cultura Gentile Rodino. Entrambi sono stati felici di accogliere qua noto uno spettacolo che ha avuto grande successo a Catania, al Castello Orsino, ed è uno spettacolo che veramente riesce in qualche modo ad emozionare il pubblico. C'è stata grande richiesta, infatti partirà una piccola tournée che il giorno 29 marzo avrà il suo esordio a Milazzo e poi proseguirà a Noto e poi a Catania di nuovo al Piccolo Teatro. Sicuramente è un grande successo non soltanto per la regia e quindi per la scelta delle musiche di André, ma anche perché i due interpreti, l'altra è Carmela Buffa Calleo, che anche io conosco perché è stata mia insegnante, ma qui a Noto si è distinta per i corsi di improvvisazione che hanno riscosso grande successo. Le performance sono state molto seguite, quindi ho conosciuto anche lei ha avuto fiducia in me e mi ha voluto affidare questa organizzazione di questa manifestazione. Senza dubbio c'è da sottolineare un punto importante, non è uno spettacolo adatto soltanto a un pubblico di credenti. Molti giornalisti che hanno fatto appunto le critiche, che hanno scritto, hanno detto che sicuramente è uno spettacolo adatto ad essere guardato da qualunque persona che creda o non creda nella figura di Cristo, perché se ne parla in una maniera anche laica. Le canzoni di André ce lo insegnano, quelle della buona novella, e sicuramente viene descritto Gesù da un punto di vista anche diverso, non canonico. Quindi un credente può appunto avere una certa sensibilità, ma anche un non credente interessarsi a questa storia che è la storia delle storie, molto universale. Ecco, scusa, siamo nel pieno della Settimana Santa. Esatto. Quindi questo spettacolo mercoledì, che fra l'altro saranno due gli spettacoli nella stessa giornata di mercoledì alle 18 e alle 20:30, diciamo che anticipa poi quella che è veramente la Settimana Santa. Entriamo nel vivo della trama. Sì, la trama racconta la vita di Gesù, ma non soltanto la passione, dalla nascita. Sin dalla nascita si parla dal concepimento addirittura, dall'infanzia di Maria, come appunto ci dice il regista. Si parla appunto della storia di Gesù da quando nasce fino alla morte. Si alternano molti personaggi, alcuni conosciuti, altri invece di invenzione del regista. Sicuramente la trama non è altro che un susseguirsi di testimonianze che ci raccontano Gesù, che non si vede in scena per quasi tutta l'opera, fino a quando poi l'apice sarà alla fine con la morte sul corpo. La vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune.
me a violentare altre notti. Lia, ma qual è l'importanza della musica in questa drammatizzazione? Quindi parliamo di un musical vero e proprio. Sì, è pressoché fondamentale, perché il racconto della vita di Gesù non potrebbe andare avanti, non potrebbe avere il suo compimento se non grazie alle canzoni che vengono cantate, perché essendo un musical le canzoni sono della buona novella di Fabrizio De André, come dicevo, e sono stati riadattati e riarrangiati da Gianluca Cocchiari, che è un grandissimo musicista. Infatti nella primissima edizione del 2005 di questo spettacolo l'interprete femminile era Annalisa Chiara, la figlia di Gianluca Cocchiari. E poi dopo, successivamente, invece c'è stata Carmela che l'ha sostituita, direi più che degnamente, vista la sua meravigliosa voce. E le canzoni di André, diciamo, appunto, sono il leitmotiv principale. Il titolo si chiamava Gesù, appunto, è il titolo di una canzone di un album precedente alla buona novella di Fabrizio De André. Comunque, senza dubbio, ripeto, se non ci fosse l'importanza emozionale, ecco, della poesia e della musica di De André, sicuramente questo musical non sarebbe così emozionante come è stato descritto dal pubblico e anche dai giornalisti e dai critici teatrali. Ci allontaniamo un attimo dalla serata di mercoledì, dal particolare momento del musical dedicato alla vita di Gesù, si chiamava Gesù, per parlare invece dell'importanza del musical e dell'importanza attribuita dalla città di Noto a questo genere di spettacolo, a questo genere di teatro o cantato. Sì, senza dubbio possiamo dire che Noto è una città sensibilissima al musical, infatti è una realtà che ormai vive da quasi 3 anni, e addirittura il Teatro di Noto ha dato fiducia a Giuseppe Spicuglia, dandogli l'opportunità di curare il Teatro Ragazzi. In particolar modo quest'anno siamo andati in scena, oltre che con La Bella e la Bestia, che ormai è arrivato insomma più di 20 repliche, siamo andati in scena esordendo con The Sound of Music, tutti insieme appassionatamente, e poi anche Mary Poppins, che ha esordito proprio nel mese di febbraio. Fra serali e matinée devo dire che non possiamo lamentarci, Giuseppe stesso è sempre sorpreso del grande calore che il pubblico ci regala. Entrambe le serate sono state sold out e i matinée anch'essi, le scuole hanno risposto molto bene. Senza dubbio ho voluto portare Si chiamava Gesù proprio a Noto perché, essendo una realtà sensibile al musical, mi ha fatto ben sperare, ecco, mi ha fatto capire che Noto ha bisogno, ecco, di riuscire a vedere spettacoli in cui la musica, la poesia, il teatro e la parola si uniscano insieme in un unico grande spettacolo. Sicuramente dobbiamo ringraziare il pubblico netino, perché ci fa capire che riesce a gustare tanti tipi di teatro e di teatralità. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa che è importante, fondamentale, Si chiamava Gesù avrà come spazio scenico una chiesa, la chiesa di Santa Caterina, quindi siamo alle spalle della piazza di Ercole, siamo in via Cavour, anche questo è un fatto importante che denota l'importanza della scelta, ma dà anche un certo indirizzo per poter apprezzare ancora di più l'opera all'interno di un contenitore che poi è stata una chiesa. Sì, non a caso si è scelta Santa Caterina, e si è voluto, come anche per la confessione di Walter Manfredi nel periodo estivo, si è scelto questo luogo perché, nonostante sia una chiesa sconsacrata, ecco, unisce in qualche modo in questa ambivalenza il fatto il laico e anche il religioso, no? Quindi una fermessa come questa si può tranquillamente, è adatta, insomma, ad essere messa in scena proprio qui, per questo motivo, perché si unisce in qualche modo il sacro e il profano, possiamo dire. Miriam, siamo alla fine, io lascerei a te l'ultima parola per ricordare questo importante avvenimento, fra l'altro due spettacoli, chiudi tu. Mi invito a venire mercoledì 1 aprile nella chiesa di Santa Caterina a Noto con un doppio spettacolo, uno alle 18 e uno alle 20:30, avendo totale fiducia appunto nel pubblico netino e nel fatto che sono sicura apprezzerete uno spettacolo di grande sensibilità artistica come questo proprio nella Settimana Santa. Si chiamava Gesù venuto da molto lontano, grazie a Miriam, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento è per domani.